Possiamo definirlo l'acquisto, il top player degli acquisti del Pinimulera neopromosso in promozione, Domenico Puzzello? No, top player, no, sono un giocatore di esperienza che viene qua a dare una mano a una squadra che quest'anno è il Pinimulera. Secondo te, al di là comunque dell'obiettivo della salvezza che giustamente hanno rimarcato sia l'allenatore che il vicepresidente Silvestri, potete essere, come dicono molti detti lavori, anche la sorpresa sulle ali dell'entusiasmo di una stagione nuova, di una categoria nuova? Qua no, come ha detto il ministro e il presidente, l'obiettivo primario è giustamente quello della salvezza. Poi comunque ci sono anche diversi giocatori che hanno giocato in categorie anche superiori ed esperienza, però dopo sarà solo comunque il campo a dire a che punto saremo, quale sarà il nostro campionato. Ecco. Stavo facendo un rapido conto, se è vera la regola che l'ex di solito segna, tu questo campionato di gol dovresti farne parecchi perché squadre in cui tu sei l'ex, anche importanti, ce ne sono. Ma sì, no, questo spero che sia per me un augurio per i gol da fare con le mie ex squadre, però alla fine chi segna va bene per tutti, cioè non è che sto lì a sperare di segnare col Domo, col Varallo Pombia, con lo Stresa e via dicendo, l'importante è cercare di trovare la quadra giusta e poi chi fa gol è indifferente. Tu che conosci la categoria, secondo te qual è la squadra, quali sono le due o tre squadre più attrezzate per condurre un campionato di vertice? Si parla del Cusa, si parla del Domo, lo stesso Stresa. Ma sicuramente la Virtus Cusio, il Domo, anche la Pombiese stessa, sono squadre che alla fine la squadra a livello di nomi l'hanno fatta, quindi. E lo legge del tuo ex mister? Ma sicuramente l'Oleggio avrà una spinta che è quella dell'allenatore, perché comunque un martello lì, se avranno la pazienza e comunque l'intelligenza di seguirlo, sicuramente sarà una squadra che darà fastidio, però è meglio pensare a casa propria, iniziare a lavorare duro e boom, poi solo il campo comunque dirà quali saranno le squadre che ambiranno e le squadre che comunque faranno più fatica. Perché secondo me quest'anno sembra quasi un campionato più equilibrato degli ultimi anni. È una mia impressione o me la confermi anche tu che insomma ci hai giocato in questi anni? Ma secondo me è un campionato che quest'anno si è alzato anche di livello. E siccome, come dici te, ci sono diverse squadre comunque con ottimi giocatori, alla fine ci sarà un equilibrio più alto rispetto agli altri anni anche per me. Grazie, in bocca al lupo.